Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati nel mio canale In Cucina con Graziella. Guardate oggi che splendidi funghi che ho. Mio marito e un suo amico sono andati in cerca di funghi, di porcini e hanno trovato anche degli splendidi pioppini. Sono piccolini ma molto molto saporiti. Guardate anche i porcini, che carini che sono. Dunque, ora farò una ricetta con i pioppini. I pioppini hanno bisogno di perdere tutta quell'acqua nera che hanno, perché a parte che è un pochettino viscida e quindi non buona, non troppo piacevole al palato, alcuni dicono che è anche tossico. Quindi prima operazione da fare naturalmente è togliere tutta la parte di terra che c'è, quindi con un coltellino, pulire bene bene i funghi e lavarli. Quindi li dobbiamo lavare 2-3 volte molto molto bene e poi li scaldiamo, come vi ho detto, per far perdere l'acqua nera di questo fungo buono ma un po' viscidello, ok? Andiamo quindi a fare questa operazione di lavaggio. Allora, parte del gambo, buona parte del gambo la dobbiamo togliere, guardate, così, ma tolta. Poi li laviamo, ahimè, uno a uno, perché li dobbiamo anche controllare, facciamo correre sempre l'acqua sotto l'acqua corrente. Ecco qua, guardate. Così li controlliamo, anche se c'è naturalmente qualche vermetto, ci potrebbe essere. Allora, dopo averli ben bene lavati, ecco qui, li immergiamo e li facciamo bollire praticamente dal bollore 10 minuti, una decina di minuti. Vi farò vedere quanta acqua nera che avranno cacciato questi nostri funghetti pioppini, buoni ma molto viscidi. Eccoli qua. Apriamo e ci vediamo fra 10 minuti. Guardate quanta schiuma che stanno producendo, schiuma e acqua nera. Schiumiamo bene. Facciamo finire di bollire i nostri pioppini. Eccoci qui, sono trascorsi 10 minuti. Prima di scolarli, e lo farò nel lavandino, voglio farvi vedere che acqua nera che hanno cacciato questi funghi. Questa qui non la dobbiamo mangiare, ok? Allora, ora andrò a scolarli, poi li laverò e li farò trifolati, senza aggiungere mille ingredienti. No, olio extravergine d'oliva, aglio, naturalmente il sale e prezzemolo, a chi piace un po' di peperoncino, a chi lo può mangiare. Semplicemente trifolati, perché si devono gustare nel loro sapore appieno, quindi il sapore naturale del pioppino, che è buonissimo. Ok? Vado a scolarli. Guardiamo ancora. E poi in padella. Siamo pronti per la cottura finale dei nostri pioppini. Basteranno giusto 10 minuti, non devono stracuocere, altrimenti non sapremmo mai, cioè non godremmo del buon sapore del fungo. Ok? Allora, aglio intero, ne mettiamo anche due, lasciamo solo insaporire l'olio e poi lo togliamo. Facciamo riscaldare quindi l'olio e lo facciamo insaporire con l'aglio. Guardate l'aglio come soffrigge. Ora mettiamo i nostri pioppini. Ecco.
tagliamo, perché ancora non l'abbiamo fatto. Allora, ho lasciato ancora l'aglio per un paio di minuti, ora lo possiamo togliere. Ecco qui. Aggiungo del vino bianco e lo lascerò evaporare. Ecco qui. Poi alla fine un pochettino di prezzemolo e il gioco è fatto. Ok? Naturalmente a chi piace anche il peperoncino ci sta benissimo. Eccoli qua, stanno cuocendo. Allora, la raccomandazione che mi sento di fare è quella di mangiare i funghi pioppini solo se siete ben sicuri della loro provenienza, quindi devono essere trovati, raccolti da persone competenti, anche analizzati, perché altrimenti si rischia grosso. Ora vi dico un detto, un modo di fare che si usava prima, però non è vero, cioè non è detto. Prima, quando si metteva l'aglio nell'olio, quindi si faceva riscaldare l'olio e poi si aggiungevano i funghi, si diceva che se l'aglio cambiava colore, diventava verde, i funghi non erano buoni, quindi erano velenosi e quindi da buttare. Però era solo un detto, bisogna essere ben sicuri della loro provenienza, è importantissimo, ok? Eccoci qua, aggiungiamo del prezzemolo ben tritato, lasciamo andare un altro pochino e poi impiatteremo i nostri pioppini di montagna. Così, questi li finiremo dopo, un altro pochettino di prezzemolo, pioppini trifolati sono serviti. Bene, cari amici, non mi resta altro che salutarvi. Per quanto riguarda l'assaggio, beh, io lo farò fare prima a chi li ha raccolti. Mio marito stasera li assaggerà, li vuoi assaggiare, Giuseppe? Sì, certo. E poi li assaggerò io, così andremo una alla volta, ci potremmo accudire casomai dovesse capitare qualcuno che non sia, ma non credo che sia così, no, non lo è sicuramente. Bene, cari amici, non mi resta altro che salutarvi, vi aspetto naturalmente nei prossimi video che sicuramente posterò. Ciao ciao, iscrivetevi, attivate le notifiche.